Niv-Mizzet, il rinato, 5 colori come qui, beh sì, qui, per una carta di War of the Spark, la guerra della scintilla, evento importantissimo che succede nella Lore di Magic, dove appunto questo drago rinasce dalle sue ceneri e viene finalmente nel multiverso per fare quello che ha sempre fatto, un vantaggio carte. Cioè, non talmente tanto consistente da sembrare incredibile. 5 mana per una 6-6, volare, guarda 10 carte, prende tutta una carta per ogni coppia di colore in mano. Possibili anche 10 carte con le 10 coppie di colore, quindi pesco 10, incredibile. No, chiaramente, cioè sì, in verità non succederà mai, però comunque Niv-Mizzet è una di quelle carte che fa un vantaggio veramente stratosferico quando viene messa nel campo di battaglia, perché oltre al 6-6 lascia nella mano del suo proprietario moltissime carte. Il mazzo va costruito secondo delle regole, perché bisogna rispettare i color pair e quindi le coppie di colori, cercare di mettere più multicolori possibili, e quindi chiaramente si paga un po' questo prezzo. Ma Niv-Mizzet effettivamente è una carta che da quando è uscita è stata provata in tantissimi formati. Modern, fino all'uscita di Modern Horizon 2, si giocava, c'era proprio un mazzo dedicato, un bel midrange con Vraenel Six, Teferino, eccetera. In Historic si gioca e in Pioneer ha una certa, era il king del formato. Io l'ho anche già portato su questo canale, ma ormai è successo anni fa, posso dirlo. Questo canale esiste ormai da tanto, posso dire anni fa l'ho portato. Quindi lo riporto oggi con una lista aggiornata per il Pioneer post ban, perché oggi infatti andremo assolutamente a giocare Pioneer, che la settimana scorsa ci siamo fermati per il ban, anzi 2 settimane fa. Detto questo, voglio però un attimo parlare della lore di Niv-Mizzet, perché magari insomma dici, raccontiamo qualcosa di questa carta, no? Allora, Niv-Mizzet è un drago di Ravnica, che è il Parun della Gilda Izzet. Infatti, se vi ricordate, c'era Niv-Mizzet il Parun, proprio così, che era un drago rosso e blu, che tra l'altro insomma su Magic Arena ne ha combinate abbastanza di tutti i colori. Lo vogliamo dire che ne ha combinate abbastanza di tutti i colori, perché era veramente forte. Eccolo qui, tra l'altro, ve lo faccio vedere in diretta con la mia fantastica card review. Questo, il Parun di Niv-Mizzet quando era un Parun, ma appunto Niv-Mizzet è stato ucciso da Nicol Bolas prima della guerra della scintilla. Poi è tornato vivo proprio come incarnazione vivente del quarto patto delle gilde di Ravnica. Il patto delle gilde è quell'evento che succede quando appunto le gilde si mettono tutte insieme per sconfiggere un nemico comune. Niv-Mizzet ha avuto tantissime diciamo incarnazioni, ha 16.000 anni, pensate, fa parte di una razza di draghi comunque intelligenti, e nel ritorno a Ravnica appunto si è visto così, e poi è tornato alla fine della guerra della scintilla. È uno dei personaggi che comunque ha più lore, se volete, perché ne ha veramente, ha tantissime storie raccontate, che può raccontare attraverso questa carta. Lascio a voi assolutamente diciamo, la curiosità e la voglia di andare ad approfondire. Bene ragazzi, quindi bentornati a un nuovo contenuto. Io sono Simone, buon lunedì a tutti, buon inizio settimana. Ripeto, siamo in Pioneer perché avevamo lasciato a metà quella lega quando Lurrus è stato bannato, non potevamo giocare RB Anvil. Parliamo un po' del Pioneer perché l'ho giocato tanto e bene, quindi almeno vi posso aiutare un po'. Detto questo, vi chiedo la solita cortesia del like sulla fiducia prima di cominciare a vedere il video. Magari se siete nuovi del canale pensate di iscrivervi, e se invece lo vedete tante volte, beh, pensate di abbonarvi, perché no, ok? Allora, quindi il mazzo che andiamo a giocare oggi è appunto Niv-Mizzet in Pioneer. Questa è la mia versione, ve lo dico prima, è una versione molto romantica. Lo sapete, io faccio solo cose romantiche. E quindi è giusto assolutamente
dare la possibilità di esprimersi a me e a voi, che magari me la migliorate ancora di più. Niv-Mizzet in Pioneer è un mazzo midrange, è il midrange dei midrange, che sicuramente verrà migliorato molto con Streets of New Capenna, perché ragazzi, con Streets of New Capenna arriveranno comunque i nuovi triomi, quindi non dovremo giocare solo i triomi di Ikoria. In questo mazzo tra l'altro ne giochiamo 3, 6, 7, 8 e 9 triomi, è il mazzo con più triomi che ho mai giocato in vita mia, ma potremo giocare anche il trioma Bant, il trioma Jund e così via. Detto questo, il mazzo, ripeto, è un midrange veramente, non può vincere una partita breve, anche se rampare Niv-Mizzet e menarti veloce può succedere, ma è sicuramente in grado di grindare op fino alla fine dei suoi giorni. Il mazzo è un mazzo che ha sicuramente posizionato molto bene nel metagame, ha delle carenze contro gli control, da cui soffre purtroppo, perché counter è una carta molto molto forte contro di voi, contro di noi, e ha una carenza gigantesca contro Winota. Tutto il resto del field, più o meno, tra main e side, possiamo veramente giocarlo molto bene. Ma anche control si gioca bene, soprattutto post side. Invece, diciamo, Winota è davvero, davvero difficilissimo come matchup. Spesso e volentieri ci ritroviamo veramente a concedere senza neanche saperlo. Bene, allora, 26 terre, che sono tantissime per un mazzo di questo tipo, ma il mazzo ne ha bisogno. Dovete fare land drop tutti i turni, assolutamente, e avete anche degli accelerini per assicurarvi di avere tutti i colori, perché se non avete tutti i colori non potrete fare tutte le vostre spell. Poi ci sono una serie di spell multicolore. Allora, come sempre, cerchiamo di dividere minacce, rimozioni, vantaggio carte e così via, ok? Allora, partiamo dalle removal. Questo mazzo gioca una quantità di removal imbarazzante. Doppio Abrupt Decay, verde e nero. Come potete vedere, ci sono altre carte verde e nere? No. Quindi quando ci sarà verde e nero ci prenderemo Abrupt Decay. Allora, la scelta di questa carta è forte perché in Pioneer comunque sia passa attraverso un po' di cose. In Spiriti passa attraverso, ma solo in Wanderer. In Control passa attraverso per distruggere Narset, tutti i counter. È una carta abbastanza forte. Onestamente, a me piacerebbe giocare Trophy in questo slot, magari 1 e 1, perché Trophy mi sembra proprio una carta che a questo mazzo serve, perché rimuovere instant un planeswalker avversario spesso e volentieri ci porta alla vittoria. I planeswalker avversari però li rimuoveremo sorcery con Dreadbore rosso nero, c'è solo lei e Colagan Command, quindi non abbiamo inflazione di questo paio di colori, ed è una removal, diciamo, insomma, abbastanza della seconda Ravnica, di Return to Ravnica, si chiamava Return to Ravnica? No, perché Return to Ravnica è l'ultimo, perché Ravnica City of Guilds, no, forse sì, Return to Ravnica, che è tra l'altro l'espansione da cui inizia il Pioneer, e Dreadbore uccide creatura Planeswalker a velocità Sorcery. Poi andiamo a Vanishing Verse, che invece esilia un permanente monocolore. Allora, qui possiamo esiliare un po' di incantesimi che comunque nel formato esistono, ragazzi. Prima era meglio questa carta qua. Trial of Crumbs era il suo target numero uno. Purtroppo da Control esilia solo Narset e l'Imperatrice, però l'Imperatrice è molto giocata, quindi è una carta chiaramente inutile per il Mirror, dove ci sono solo multicolori, però è una buona, secondo me, carta di Magic. Poi proseguiamo con le rimozioni per andare a Drowning the Lock, che è un po' un jolly che io voglio giocare monocopia. Nessuno si aspetta counter la prima partita da questo mazzo e PAM! Gli fai counter. Poi non ho blu nero da nessuna parte, dovevo mettere un blu nero. In verità c'ho un altro blu nero sotto forma di Unmoored Ego. E Drowning the Lock è una carta che mi permette anche di distruggere una creatura. Quindi una carta versatile che mi piace e la gioco. Continuiamo con le Vratte. Questo mazzo gioca tendenzialmente sempre tre Vratte. Si può diciamo cambiare il tipo di Vratta a seconda del tipo di meta. Adesso mi sembra che Supreme Verdict sia posizionata molto bene, perché appunto passa attraverso spiriti, non c'è nessuno che ce la può counterare e le creature che rigenerano non ci sono. Poi c'è Defending Clarion, che non si può giocare sempre,
dipende a seconda di come il meta è. Adesso il meta è un po' più piccolo di prima e quindi ci sono delle creature basse, per esempio di costituzione, per esempio è molto forte contro GV, che è un matchup, o contro umani, che è un altro matchup. E poi, ragazzi, io non faccio a meno di Shadow Verdict, vi spiego perché. Allora, qui si potrebbe giocare Solar Blades, che è un'altra soluzione, e che tra l'altro è multicolore bianco-rosso, quindi è ottima, però io voglio giocare Shadow Verdict. Perché? Perché Shadow Verdict esilia, e questo adesso non è più rilevante come prima, ma Shadow Verdict esilia anche i Planeswalker, che costano 3 o meno. Non succede? Ogni tanto effettivamente sì, che dovete esiliare qualche Planeswalker che costa 3 o meno. Quindi io preferisco onestamente giocarla. Ho esiliato un Kiteon girato l'altro giorno in negozio. Insomma, mi sembra una carta comunque sia abbastanza necessaria, un male necessario visto che non è multicolore, ok? Ripeto, se non vi piace, se non vi fidate di me, giocate Solar Blades. Tra l'altro, un'altra cosa forte di Shadow Verdict è che vi permette di fare fratta tenendo le vostre creature, perché le vostre creature non sono mai con 3 o meno di con mana value, ok? Quindi abbiamo finito il comparto removal, andiamo al comparto vantaggio carte. Fondamentalmente questo mazzo gioca Expressive Iteration in due copie proprio per fare vantaggio carte, e non ha altre carte di questo tipo, onestamente, ma voglio citare Golagan Command, perché Golagan Command è una carta che sì, fa rimozione su artefatto una creatura, fa scartare eccetera, ma riprendere pezzo al cimitero è molto importante. Nelle partite in cui potete giocare questa carta senza riprendere pezzo al cimitero, pensateci un filo di più, perché potrebbe servirvi dopo per riprendere un Niv-Mizzet dal cimitero o un Valky dal cimitero, ok? Vantaggio carte, diciamo che è finito qui, ma voglio citare adesso Bring to Light. Il mazzo si chiama Niv to Light apposta, e contrariamente a Historic, dove il mazzo esiste ma non è consistente o molto forte, qui è molto consistente e molto forte perché è Bring to Light la carta che lo rende speciale. Bring to Light permette di prendere un instant, una sorcery o una creatura, il nostro mazzo è praticamente fatto di instant, sorcery o creature e basta, per ogni colore che avete speso per giocare Bring to Light. Quindi spendete un blu, un verde e un rosso, un bianco e un nero e potete prendere Niv-Mizzet, potete prendere Shadow Verdict, potete prendere Yasharna se vi serve, e soprattutto con Bring to Light potete utilizzare quel trucco che i Planeswalker bifronte modali vi permettono, cioè lanciarlo con due colori, fare Valky e giocare Tibalt a 7. Spesso e volentieri è la giocata che questo mazzo vuole fare per vincere molti matchup come Control, come Midrange e così via. Occhio, perché adesso arrivano le sorprese e le bombe. Più o meno vi ho spiegato il mazzo. Diciamo che il mazzo può essere giocato in 1000 build diverse, 1800 build diverse. Cioè, si può veramente configurare come lo volete. Se lo andate a cercare su Goldfish, troverete una quantità di insomma liste diverse che fa paura. Guarda, vi faccio vedere qualcosa, ok? Niv to Light di Moon 11 gioca Notion Thief, gioca Omnath, gioca Yashar, gioca The Scarab God main deck, giocano 3 Decay, Vanishing Verse più o meno è sempre presente, il resto, vedete qui, addirittura Extinction Event, Shadow Verdict, ma solo due vratte, no, Defending Clarion sì, quindi la terza vratta. Poi si può giocare col Celestus o senza Celestus, per esempio si può giocare con, perché se giochi Omnath a me piacerebbe giocare qualcosa per mettere più terre, no? Allora molti hanno cominciato a giocare, per esempio come Claudio che ci ha vinto una challenge recentemente, hanno cominciato a giocare Glow Spiral, che però deve allungare il computo di mazze di terre, scusate. I Detsugu con Sumol è una scelta, vedete Solar Blades, Extinction End. Ragazzi, il mazzo è configurabile come volete voi. Questa era la storia di Niv-Mizzet. Come volete voi. E quindi io penso veramente che possiate fare tante cose con la vostra fantasia. Vi dico che cosa ho fatto io con la mia. Allora, Tolsimir, che è una minaccia che guadagna vite, che fa rimozione, fa un po' vantaggio carte, fa tutto, è una carta a cui io non volevo rinunciare, perché tante volte perdo con gente che appunto mi fa creature e Tolsimir ribalta totalmente la partita. Quindi io gioco Tolsimir main deck e ho detto, ma posso fare qualcosa per massimizzare questo risultato? Visto che io non ho neanche una carta rosso-verde, ma la vogliamo giocare una carta rosso-verde oltre a Clodis? Welcome Arlin.
The Pax Hope. Allora, Arlin è un planeswalker che fa vantaggio carte perché entra a meno 3, fa due lupi. A più 1 vi fa fare le creature con flash. È fortissima questa abilità quando giocate contro control, perché poter fare un Niv-Mizzet a fine del suo turno e poi magari ripetere con un altro Niv-Mizzet o fare una Clotis a fine del suo turno, fare uno Yashar, fare una sorta di minaccia, vi assicuro è molto interessante. Tra l'altro gli dà pure un più 1 più 1. Quando è notte, la buona Arlin si flippa e diventa una lupa 5-5 indistruttibile con Trample e Hast. Quindi, siccome voi giocate il Celestus, perché io non ho parlato del comparto per aumentare il mana, cioè 4 Sylvian Crediti, che cosa fanno? Una 0-3 che fa Uccello del Paradiso e che c'ha Hexproof, fondamentale, e 2 Celestus. Col Celestus voi potete scartare le carte che avete in eccesso, le terre che avete in eccesso, pescare della nuova benzina, ma soprattutto fare giorno e notte. Se avete Arlin in mano, potete fare delle belle porcherie, ok? Arlin mi è sembrata una carta che funziona benissimo, e quindi perché vi ho parlato di Tolsimir? Ragazzi, perché Arlin fa dei lupi. Più volte io ho fatto Tolsimir, scusate, Arlin con Tolsimir a terra, faccio due lupi, guadagno 6, meno per 4. Batman, questa è la verità. Batman, cioè, invincibile, una giocata invincibile. Ma, e se le creature finiscono al cimitero? Che cosa possiamo inventarci? Siccome a me piace molto questa regola dei planeswalker che si flippano, mi sono detto, ma perché non gioco Mila, che dall'altra parte è Lucca, e fa due, non uno, con il suo loyalty, con loyalty che, con cui entra, Lucca fa due risvegliare i morti, due Amboreal Rites, ok? Cioè a meno 2, riprende una creatura dal cimitero, a rapidità, e la esili al alla beginning del prossimo turno, quindi ti fa, se vuoi ti difende pure, perché non la levi all'attacco, ok? Se hai modi per riprendertela, te la vorresti pure riprendere in mano, noi non ce li abbiamo, ci potrebbe venire in mente qualcosa, ma non ce l'abbiamo. Quindi Lucca a me è sembrato proprio, cioè tante volte io magari ho portato l'avversario basso, l'avversario non si aspettava, dopo che ha fatto un reset board, che io potessi avere una creatura rapida, faccio Lucca, faccio Niv-Mizzet, lo attacco rapido, mi presco le mie carte e sono bello contento. Tra l'altro Lucca mi fa riprendere Tolsimir, quindi altre vite, altri lupi, altra roba, e sono molto contento della mia scelta. Giochiamo main deck un Amore d'Ego, perché secondo me nelle league è importantissimo, ma io vi consiglio di giocarlo pure cartaceo quando andate a un turno Pioneer, perché i combo comunque sono nei nostri nemici, non siamo contenti di trovare combo, ma molto spesso potremo vincere con Amore d'Ego. Per esempio io sempre al negozio giocato contro Grisfang, ho fatto Amore d'Ego dalla mano, Grisfang ciao, ok? E ce n'ho un altro inside, tra l'altro. Ok, credo di aver esplorato tutti gli aspetti, tutti i trick che si possono fare con questo mazzo. Non ho parlato di Yasharn, che è un po' caduto in disuso da quando non si giocano più i mazzi con la keyword Sacrifice, però è forte perché il nostro mazzo vuole sempre fare terra, quindi non è raro fare un Bring to Light per Yasharn se avete Niv-Mizzet in mano per prendere due terre e andare avanti con le terre. Chiude la lista la simpatica Clotis, che è praticamente l'unica roba contro il cimitero che noi abbiamo. Ce l'abbiamo main deck, è forte. Contro Fenici non vi dovete troppo preoccupare, ragazzi, perché comunque abbiamo i nostri... Ecco, per esempio, chi gioca Shadow Verdict contro Fenici è meno forte, ok, di chi gioca Extinction Event. Però, secondo me, abbiamo il nostro cibo contro Fenici, quindi state tranquilli. Andiamo a vedere la side. Ok. Poi cibo contro Fenici. Ma che cazzo dico? Abbiamo i nostri tool contro Fenici. Allora, come vi ho detto, noi temiamo i control e i fast combo e Winota. Allora, contro Winota io ho perso le speranze, non vinciamo contro Winota, non è proprio un matchup. Chiaramente però 4 push possono aiutare, 4 push aiutano più o meno contro tutto il formato, io vi consiglio di giocare 4 push, di non giocarne 3. Come potete vedere dalla mia side, invece, contro combo abbiamo Defining Silence che va bene contro tutti i combo, abbiamo Domin's Veto che comunque è un counter incounterabile e va molto bene contro i combo, abbiamo Amore d'Ego che leva la loro combo, abbiamo Kambal, abbiamo tantissime carte contro combo. Per chi non conoscesse Kambal, è una carta molto interessante, bianco nero come color pie, e quindi è ottima perché ce la prendiamo in mano. E con Niv-Mizzet, quando un opponent fa una non creature, voi guadagnate due vite e lui perde due vite. Praticamente i control muoiono da Kambal, perché o lo rimuovono o piano piano Kambal li uccide. Infatti, questo ho fatto la pila contro combo,
vado a fare la pila contro control. Allora, mi rigioco Gambal che va benissimo contro control, mi rigioco Dovin's Veto counter in counter up che va benissimo contro control, e poi ho Scarab God, Surrak e Coma. Allora, fatemi parlare un attimo di queste carte. Scarab God non ha bisogno di presentazioni, molti lo giocano main deck, è una carta blu-nero molto forte, che chiaramente ci permette di giocare una partita ancora più lunga di quella che il mazzo può permettersi di giocare, perché poi sfruttiamo tutti i cimiteri. È per questo che non giochiamo Rest in Peace, perché non ci piace comunque esiliare tutti i cimiteri se dobbiamo fare Scarab God. Fatemi parlare di questo ragazzo, per favore, parliamone insieme, ok? Non ha i colori di una color pie, di una, come si dice, di un paio di colori, quindi non può essere preso in mano da Niv-Mizzet, però ha flash, è incounterabile, rende tutte le creature incounterabile e tutte le creature hanno trample. Lui non ha trample, ricordatelo. È un threat micidiale a fine turno per control, che non gli può dire nulla, poi comincia a pressare un suo Planeswalker, magari un Teferi, deve avere qualcosa per rimuoverlo subito, perché se no voi fate anche Niv-Mizzet incounterabile dopo aver attaccato. Una carta che mi piace tantissimo e che insieme a Coma rappresenta proprio il mio, come si dice, il mio bacio della morte ai control. Coma lo conoscete benissimo, sta su arena, 7 mana per una 6-6 che ogni, non può essere counterata pure lei, ogni turno fa una 3-3 e con quelle 3-3 sacrifichi, tappi, cioè sacrifichi e poi puoi tappare un permanente e non farlo usare, oppure rendere Coma indistruttibile, quindi Coma molto difficilmente lascerà il campo di battaglia. Chiude la mia side la quarta vratta, cioè Cooling Ritual, che è una verde e nera, così la posso prendere con Niv-Mizzet, e poi oltre a distruggere tutti i permanenti che costano 2 o meno ci dà anche mana. Non è raro fare con 6 mana Bring to Light Cooling Ritual, spacco tutto, Bring to Light Valky, ho Valky a terra, cioè un Tibalt a terra e tu sei morto. Ripeto, mazzo straromantico, prepariamoci ad andare in League, perché non vedo l'ora di farvi vedere qual è il suo gameplay, perché è davvero molto molto figo. Intanto vi segnalo come sempre che se volete giocarlo anche voi, io ho uno sconto per Mana Traders, che è un servizio di affitto delle carte online che io vi consiglio assolutamente di utilizzare, perché su MTGO è la norma affittare le carte e non comprarle, perché così potete giocare più mazzi con l'abbonamento semplice, quello a parte c'è anche l'abbonamento gratuito addirittura, con cui potete prendere tutte le carte, alcune carte, pochissime carte, però magari potete impratichirvi. Comunque l'abbonamento base sono $10 al mese, vi dà più di $100 di carte, e con il codice Akira YXS avete il 15% di sconto sull'abbonamento per i primi 3 mesi, non male, già che ci sono. Sempre, se volete supportarmi, avete voglia di acquistare un prodotto, acquistate su Fantasia, un prodotto sealed, un prodotto sigillato, acquistate su Fantasia Store, dove tra l'altro avete tutte le informazioni in descrizione, chiaramente, dove la spedizione è gratuita se ordinate entro l'una, dove potete appunto con il codice Akira avere il 5% di sconto, e insomma un altro negozio che vi consiglio assolutamente di frequentare. Siamo partiti, dobbiamo giocare, non vedevo l'ora di farvi vedere questo mazzo finalmente in Pioneer. Anche di questo mazzo uscirà una guida, siamo contro Spiriti, che è un matchup incubo purtroppo, però va bene, ce lo teniamo e vediamo che cosa possiamo fare. GLHF al nostro occhio. Allora, chiaramente qui noi andiamo per fare Triade di secondo, che è una buona notizia, ragazzi, non è una brutta notizia, però Mausoleum Wanderer è veramente, veramente cattivo, perché tutte le volte verrà potenziato in qualche modo e non ci darà la possibilità di fare Bring to Light facile per niente, insomma. Allora, vediamo se qui ha Lofty Denial, che è ok sul nostro accelerante, onestamente. No, invece ha Rattle Chains, che è molto molto più forte. Ha rinunciato a farci un danno precedentemente perché non ha fatto il trigger di Mausoleum Wonder, ma Rattle Chains è una carta veramente veramente odiosa per noi, perché dà tutti gli spiriti flash e quindi ci veramente rende la vita molto difficile. Ok, non succede nulla, nel senso che lui si è bloccato con le terre, questa è un'ottima notizia. Noi proviamo a fare il Celestus, è giorno, proviamo a fare l'altra cariatide, siamo molto contenti del nostro setup. Ora arriva un Ascendant Spirit, arriva anche uno Spectral Sailor, noi abbiamo doppio Bring to Light, o potrebbe essere insomma abbastanza sul pezzo per non farci... Che è? Posso bloccare qualcosa? Blocco lui. Lui non vola.
Qui ci ha fatto guadagnare una vita e scartare una carta è ottimo per noi. Arriva Niv. Niv. Allora ragazzi, io penso questo. Lui avrà sicuramente counter. Noi dobbiamo cercare di resistere alla botta. Cioè fare qui Niv, è vero che potrebbe girare intorno ad alcuni counter tipo Negate. Tra l'altro questo qui mi counter. Se lui ha uno spirito... A quanti mana? Ah, però io ho due, quindi lo fa andare a due, non importa. Stavo dicendo che se lui ha uno spirito lo lancia, gli aumenta la forza e poi counter a Bring. Invece noi abbiamo comunque per difenderci. Io dico che qui bisogna fare reset, ok? Quindi blu, nero, verde, rosso, bianco, Bring to Light. Io posso fare Vratta, chiaro, mi levo anche le mie cariatidi, questo è un peccato. Comunque Loft of Denial c'è, no, c'è questo. Adesso scontrollo i pay 3. Ah, io ho 2, non posso fare nulla. Ok. Va bene, ho un'altra vratta. Spero nell'altra vratta, ovviamente. 2 ha pescato terra. Ripeto, questo è un matchup proprio brutto. Dovete avere tanti fatal push. Non ce li abbiamo. Ok, removal. Removal cambia un po'. Sì, removal cambia un po'. Rosso, bianco, blu, no, nero, verde, blu, Niv-Mizzet, voglio vedere che succede. Perfetto, c'è un altro counter sotto forma di Lofty Denial. No, e poi rosso e nero sul Rattle Chain, rosso e nero. Ok, lui ha una carta in mano, un altro Rattle Chains fortissimo. Quanti me ne fa? 2, 4. Io però guadagno una vita. Sì, 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 voglio assolutamente levare Giganta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E questo purtroppo... No, non ha abbastanza mano, è una carta in mano. Ce la potremmo fare. Ok. Andiamo a 1. Che adesso diventa 2, tra l'altro. Vabbè, via questo. E bianco, nero, blu, rosso, verde. Non posso fare terra per pagarlo di più, quindi va bene questo. E ha pescato counter. L'unica counter carta che ha pescato è counter. Va bene, ragazzi. Bravo Oppo. Cioè, niente da fare, molto molto bravo, molto molto bravo, va così. Allora, che succede? Molto apposta. Fatal Push è nostro amico, Cooling Ritual è un nostro amico. Allora Yasharn fa cagarissimo, quindi via Yasharn. I Blazewalker sono lenti, qui via Blazewalker. Vogliamo rampare? Sì. Unmoored Ego non è una carta nel matchup, ovviamente. Clotis non è una carta nel matchup. Parliamo di Surrak, di Coma, di Amore, di questo, no, tutto a posto, va bene così, va bene assolutamente così, il resto è perfetto. Vedete qui comunque a Brood Decay, per esempio, era molto meglio di Trophy, e lui effettivamente gioca una partita in cui vuole mettere poche minacce, probabilmente giocherà anche Curiosity, e ci vuole ammazzare così. Io penso che noi abbiamo fatto il massimo, devo essere sincero, perché abbiamo veramente cercato di giocare. Allora, la prima, vedi se c'è counter e ce l'ha, va bene. La seconda, gliene levi un altro dalle mani, ma purtroppo non basta. La terza è stato comunque molto bravo a pescare counter lui. Ok, noi qui abbiamo una rimozione e un'altra rimozione. La, il buon Lucca non è... Ecco, tu dimmi... No, cioè non posso fare di secondo... Madonna, che fortuna... a pescare questa terra, nel senso, tra l'altro mi sono fatto 2 danni, non mi sarei dovuto fare, e non so proprio perché, cioè io vi giuro ragazzi, ho cliccato qua, però rosso, nero, il capo degli spiriti è anche insomma un capo degli spiriti morto. Allora, lui qui deve fare, allora adesso gioca Spell Pierce, non ci crede nessuno. Verde, bianco, nero, blu, rosso. Questo è uno spot ottimo per fare Niv-Mizzet. Come vi ho detto, ogni tanto il mazzo è proprio veloce nel fare Niv-Mizzet. Infatti,
concessione istantanea. Avevo detto, io Niv-Mizzet da qui non lo riprendo con removal fatta prima, giusto? Assolutamente giusto. Non è che sia super contento di Expressive Iteration qua nel matchup, perché comunque è una carta boh, un po' così. Però non giocherei mai counter contro i suoi counter, proprio mai. Si potrebbe giocare Kambal per le sue poche carte non creature, vero, però per quelle poche vite che ci dà potrebbero essere rilevanti. Ok, tengo questa mano, non la migliore mano del mondo, ma io non pesco mai Fatal Push, perché quindi se no la migliore mano del mondo in questo caso a Fatal Push, che gioco anche 4, ne ho messi anche 4. Ok, arriva il capo degli spiriti, va bene ma va male, e soprattutto però è seguito dalla nostra Cariatide che ci permette di giocare con un mana sopra, e questo è buono, eh? Questo è buono. Arriva la Curious Obsession che vi avevo fatto teasing, ma ovviamente la giocava, eh? Che, insomma. Ok, mi piace aver pescato questa, così posso fare nero, rosso, ammazzo sto coso, tu fai counter, ci sta, non c'è dubbio. Ah, peggio di counter, Rattle Chains, molto peggio di counter, molto strapeggio di counter, una cosa proprio... Non sto più nei counter proprio, va bene, ok. E poi noi adesso però potresti overestendere un pochettino? No, non puoi overestendere un pochettino. Qualche creatura, spirito, niente. Qua ragazzi è dura, perché cioè io posso fare Vratta, tutto vero. Poi mi ritrovo 4 terre, Però mi sa che è la giocata migliore. Mi sa veramente la giocata migliore. Mi ritrovo con 4 terre, amen. Non... Secondo me lui non può continuare a pescare, mi deve far vedere qualcosa in più. E che succede? Oh my god, wow, che blowout ragazzi, che super blowout, marcia blu meravigliosa, meravigliosa. Oppo, non ho, alzo le mani, mai vista marcia blu nel formato, mai vista probabilmente marcia blu. E niente, matchup è davvero davvero complicato, è andata così, è veramente andata così. Bianco nero, non posso neanche fare tutte queste spell, arriverò al suo upkeep per provare chiaramente un Vanishing Verse, perché a provarlo lo proviamo, non è che non lo proviamo. Basone un Wanderer, sì, non cambia l'equazione. Un altro, ma sono tutti 2-2? Sì, cambia sì in verità. No, non potevo giocare intorno a quella marcia, ripeto, Oppo bravissimo, è bella per lui. Qui c'è Lofty Denial e poi moriamo noi. Va bene ragazzi, dai, la prima è andata, bruttissimo matchup, questo forse non ve l'avevo detto all'inizio, ma è uno dei matchup più brutti che c'ha Niv-Mizzet e Spiriti, poi in questo caso mono blu tremendo, e non so, marcia bianca, ma me lo sarei dovuto aspettare. Gli avrei dovuto giocare Bring to Light probabilmente, sì, per fare cosa non si sa, perché marcia bianca, marcia blu, scusate, se ha marcia blu io comunque non posso fare Vratte, quindi insomma un po' così. Grazie per aver guardato, questa sera niente live, devo lavorare, ci vedremo probabilmente in live domani sera per la finale in Sire's Cup, ma voi ricordate di seguirmi su Instagram, così avete tutte queste informazioni di prima mano da me e non di seconda.